Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso perché, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e, stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e, come a mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà affinché tu me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 1, capitolo 64. Ritornando al principio, Gesù, quando si benignava di venire, spesso mi parlava della sua passione, curava di disporre l'animo mio all'imitazione della sua vita e delle sue pene, dicendomi che, oltre allo sposalizio suddetto, ci rimaneva un altro da fare, e questo era lo sposalizio della croce. Sposa mia, le virtù si rendono deboli se non sono corroborate, fortificate dall'innesto della croce. Ricordo che diceva: prima della mia venuta in terra, le pene, le confusioni, gli obbrobri, le calunnie, i dolori, la povertà, le malattie e la croce specialmente erano tenuti tutti in conto d'obbrobri. Ma da che furono portati da me, restarono tutti santificati e divinizzati dal mio contatto, sicché tutti hanno cambiato aspetto e si sono resi dolci e graditi. E l'anima che ha il bene di averne qualcheduno ne resta onorata, e questo perché ha ricevuto la divisa da me, figlio di Dio.
E solo sperimenta il contrario chi guarda e si ferma nella corteccia della croce. Trovando la mano se ne disgusta, se ne lamenta e pare che le sia venuto un torto. Ma chi vi penetra dentro, trovandolo gustoso, ivi forma la sua felicità. Figlia mia diletta, non altro bramo che il crocifiggerti nell'anima e nel corpo. E mentre ciò diceva, mi sentivo infondere tali brame di essere crocifissa con Gesù Cristo che andavo spesso ripetendo: Gesù mio, amore mio, fate presto, crocifiggetevi, crocifiggetemi con voi. E quando ritornavo alle prime domande che gli facevo e che a me parevano più importanti, erano queste: il dolore dei miei peccati e la grazia che mi crocifiggesse con lui. Mi pareva che se io avessi ottenuto questo, avrei ottenuto tutto. Quando una mattina il mio amantissimo Gesù si presentò a me dinanzi in forma di crocifisso e mi disse che voleva crocifiggermi con lui, mentre ciò diceva, vidi che dalle sue santissime piaghe uscirono raggi di luce e dentro a questi raggi i chiodi che venivano alla volta mia. In questo mentre non so il perché, mentre desideravo tanto che mi crocifiggesse, che mi sentivo consumare, fui sorpresa da un grande timore che mi faceva tremare da capo a piedi. Sentivo tale annientamento di me stessa, mi vedevo tanto indegna di ricevere la grazia che non osavo dire, Signore, crocifiggetemi con voi. E Gesù pareva che stava sospeso, aspettando il mio volere. Chi può dire nell'intimo dell'amore mio? Lo desideravo ardentemente, ma insieme mi vedevo indegna. La natura si spaventava e tremava. Mentre mi trovavo in ciò, il mio diletto Gesù intellettualmente mi sollecitava ad accettare. Allora con tutto il cuore gli dissi: Sposo santo, crocifisso per me. Vi prego di concedermi la grazia di crocifiggermi ed insieme di non far comparire nessun segno esterno. Sì, dammi il dolore, dammi le piaghe, ma fa che tutto sia nascosto tra te e me. E così quei raggi di luce, insieme con i chiodi, mi passarono le mani e i piedi, ed il cuore fu passato con un raggio di luce insieme con una lancia. Chi può dire il dolore e il contento, per quanto prima fui sorpresa dal timore, altrettanto dopo l'animo mio notava nel mare della pace del contento e del dolore. Era tanto il dolore che sentivo nelle mani, nei piedi e nel cuore, che mi sentivo morire. Mi sentivo le ossa delle mani e dei piedi fare minutissimi pezzi, sentivo come se stessi con un chiodo dentro, ma insieme mi cagionavano un tale contento che non so esprimere, e mi somministravano una tale forza che mentre mi sentivo morire per il dolore, i dolori stessi mi sostenevano a fare che non morissi. Però nelle parti esterne del corpo niente compariva, ma io sentivo i dolori corporalmente. Tanto è vero che quando veniva il confessore per chiamarmi all'obbedienza e mi scioglieva le braccia e le mani a tratte, ogni qualvolta che mi toccò a quel punto delle mani, cioè dove era passato quel raggio di luce insieme col chiodo, sentivo pene mortali. Ma però, quando il confessore comandava per ubbidienza che cessassero quei dolori, molto si mitigavano, perché quei dolori erano tanto forti che mi facevano perdere i sensi, e se all'ubbidienza non si mitigavano, difficilmente mi sarebbe stato ad ubbidire. O prodigio della santa obbedienza, tu sei stata tutto per me. Quante volte mi sono trovato in contrasto con la morte, tanto era la forza dei dolori, e l'obbedienza mi ha quasi restituito la vita. Sia sempre benedetto il Signore, sia tutto a gloria sua. Ora, mentre mi sentivo in me stessa, niente vedevo, ma quando perdevo i sensi, vedevo le parti segnate dalle piaghe di Gesù. Mi pareva che le piaghe di Gesù stesso si erano trasmutate nelle mie mani e nel resto. E questa fu la prima volta che Gesù mi crocifisse. Poiché di queste crocifissioni ce ne sono tante, che è impossibile numerarle tutte. Dirò solo le cose principali appartenenti a questo.
Vediamo nel corso della meditazione se è il caso di leggere anche il capitolo seguente che parla del dolore dei peccati. Intanto cominciamo a meditare su questo punto fondamentalissimo, che è bene ben focalizzare. Nei giorni passati siamo andati in cielo con Luisa, abbiamo volato. Sono state sottoposte alla nostra attenzione scene difficili da immaginare, ma già di per sé stesse beatificanti, solo a rivolgerci un pensiero, per quanto certamente inadeguato a ciò che è successo e a ciò che Luisa ha vissuto. Ecco, oggi c'è l'altro aspetto della medaglia, e questo dobbiamo sempre ricordarlo. Lo sposalizio della croce lo chiama Gesù. Quindi ci sono le nozze mistiche, però queste nozze mistiche vengono completate necessariamente dallo sposalizio della croce. Questo l'abbiamo meditato tante volte in continuazione. Il fiat santificante, ricordiamolo, è sempre vissuto nello stato attuale, cioè nello stato attuale di quello che San Paolo chiama il corpo del peccato. E quindi lo stato, ecco, grave di peccato nel mondo, e quindi anche se nell'anima in cui regna la divina volontà il peccato non c'è più semplicemente, questo non significa che non ci si debba confessare, perché rimangono una marea di imperfezioni volontarie e involontarie, può succedere che ci sia qualche residuo di caduta, specialmente quando l'ingresso in questo regno è ancora molto imperfetto, molto incipiente, quindi ci può essere qualche peccato veniale semideliberato, eccetera. Ma anche se non ci sono peccati propri da espiare, a parte che ci sono quelli della vita passata, in ogni caso c'è però il peccato del mondo da espiare, da prendere sulle spalle, da riparare e da offrire per la salvezza appunto dei peccatori. La sposa condivide le sorti dello sposo. Cioè, in un matrimonio umano, un matrimonio umano riuscito è quello che fa di due esseri umani non soltanto una sola carne, ecco, che poi tra l'altro nella maniera umana, diciamo, c'è una forma, insomma, ecco, non proprio, che non è proprio il massimo, insomma, anche se è lecita e necessaria anche, sotto certi aspetti, all'interno del sacramento del matrimonio. Ma devono diventare un cuor solo, un'anima sola. E si deve instaurare una condivisione di vita, cioè un matrimonio veramente riuscito, ecco, quando i desideri, gli stili di vita, oserei dire, dell'uno diventano dell'altro e viceversa. Quindi si realizza questa. Ora è chiaro che nelle mistiche nozze tutto si tratta di conformarsi al mistico sposo, perché è chiaro che Gesù non c'ha niente da conformarsi a un essere umano mortale, no? Ecco, quindi si tratta di un'assimilazione della creatura nella condizione del Redentore. E quindi è vero che la creatura partecipa di gaudi e di doni straordinari, ma anche l'umanità santissima di Gesù, perché ha studiato un pochino di teologia, dall'incarnazione in poi godeva stabilmente della presenza della Santissima Trinità. Addirittura San Tommaso d'Aquino dice che Gesù è stata l'unica, l'anima di Gesù è stata l'unica anima creata, a fare questa eccezione, che aveva la visione beatifica in vita, è cosa estremamente probabile, d'accordo? Anche se la Chiesa non si è mai, perché quello è il figlio di Dio incarnato. Ecco, qual è la differenza però? Ecco, perché ho vissuto anche Gesù sul pianeta Terra, anche Gesù, che la visione beatifica, ecco, che si vive appena si entra in paradiso, rende impossibile
all'anima la sofferenza. Impossibile. D'accordo? Perché sulla terra no, però, cioè, Gesù ha vissuto, se Gesù avesse vissuto, è un'opinione teologica, quindi non è un dogma di fede, uno può anche non crederci, io personalmente ci credo. Se Gesù ha vissuto sulla terra la visione beatifica, quindi la visione di Dio con la sua anima umana, attenzione, questo non significa che Gesù, come ha del resto rivelato, con la rivelazione del Sacro Cuore, non abbia non solo sofferto, ma sofferto indicibilmente, anche se uno legge le ore della Passione, e non soltanto dal Venerdì Santo all'aurora della Domenica di Pasqua, ma in tutta la sua esistenza, dal concepimento fino a... Addirittura se uno sta alle ore della Passione, ecco, il tormento, diciamo così, corporale con cui è stato posto... È stata tormentata l'umanità corporea proprio di Gesù ed è stato posto fino alla sua vita terrena, a quello che lui racconta nell'ora della passione è nulla in confronto a quello che già da tempo viveva, soprattutto quella che lui chiama la crocifissione divina, ecco, che era un continuo, che era la crocifissione dell'amore, no? Basta leggere con attenzione le ore della passione, Gesù parla di queste cose lì all'interno, no? Ecco, quindi... Cosa significa? Significa che nella vita, nella divina volontà, d'accordo? Che è vita sponsale, ecco perché con Gesù, perché tutte queste cose, come dire, si vivono, cioè queste che Luisa sta vivendo sono delle reali, come dire, anticipazioni che mancano certamente del corredo, ancora nel primo, nel secondo volume, nei primi volumi, di alcuni segreti che poi Gesù ha insegnato, alcune cose che gli ha insegnato a vivere, a pregare a livello interiore e che rappresentano, come dire, il compimento, definitivo, pieno, integrale della vita nella divina volontà. D'accordo? Ecco, però la sostanza di queste cose si ritrova paro paro. Ed è per questo che quando si ascoltano... Le esortazioni anche mariane a entrare nel regno della divina volontà si parla di una felicità mai vissuta, mai provata, quale una vita così di intima unione con Gesù, e al tempo stesso, però, qui si tratta di non possiamo prendere soltanto le rose senza le spine, dobbiamo prendere le rose così come sono. E quindi c'è questa conformazione perfetta allo sposo. Allora, questa conformazione deriva anche qui per noi comuni mortali, dinanzi a cui dobbiamo porci, perché Gesù è molto chiaro su questo. Chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Ecco, allora... Luisa stessa, se uno fa attenzione anche, come dire, alla porta, neanche troppo porta, quindi già dentro un'esperienza mistica, quindi gli appare Gesù in forma di crocifisso e vede partire queste piaghe dalle sue, dentro, dove dentro questi raggi si vedevano i chiodi, d'accordo? Arrivare verso di lei, dobbiamo provare a rappresentarci questa scena, no? Ecco, lei da un lato lo desiderava tanto, ma dall'altro sentiva un grande timore, dice che la faceva tremare da capo a piedi. Lo desideravo ardentemente, ma insieme mi vedevo indegna e la natura si spaventava e tremava. Quindi, non dobbiamo meravigliarci se quando pensiamo alla croce, insomma, un po' di paura ci viene. È naturale che sia così, perché la nostra natura umana, che è stata creata da Dio, dall'altro, e che viene da Dio, come dire, è naturalmente incline, perché è ovvio che sia così, perché sarebbe una cosa, una perversione se fosse diversamente, al bene, allo stare bene, d'accordo? Perché se tutto fosse andato come Dio aveva pensato... Male in tutte quante le sue forme e la croce stessa non sarebbe proprio dovuta esistere sul pianeta Terra, capite? Questo noi ce lo portiamo in scritto, diciamo così, nel nostro DNA fisico,
perché il nostro corpo rifugge il dolore, e psicologico. Per cui l'amore alla croce non è un atto naturale, ma è un atto teologale che deriva dall'esercizio delle virtù della fede, della speranza e della carità, illuminate, e questo è il compito della fede, dalla rivelazione. Capite? Cioè, che ci fanno comprendere il valore imprescindibile della croce dopo il peccato dell'uomo. Perché la croce è l'unico strumento di distruzione del peccato e delle sue conseguenze. Il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, dice San Paolo. Come facciamo a espellere questo bubbone che tra l'altro viene in continuazione alimentato da infinite sorgenti? Immaginate, forse in qualche altra circostanza questa meditazione, proviamo a immaginarci. Se fosse possibile, quanti peccati vengono commessi nel corso di 24 ore in tutti i fusi orari della Terra? Quindi cominciamo a contare 24 ore da Tokyo, non lo so, fino a San Francisco. Diamo 24 ore di tempo per tutte le persone che vivono in ciascuno dei 24, dei 24, mi pare che sia, non mi ricordo, fusi orari che ci stanno, e vediamo se qualcuno è capace di contare quanti peccati vengono commessi. Cioè, da un punto di vista oggettivo, non da un punto di vista soggettivo, quindi male oggettivo, a prescindere dalla piena avvertenza e dal deliberato consenso, quindi male male. Cioè, io penso che soltanto Dio sia capace di fare un conto del genere, anche perché verrebbero dei numeri che ci vorrebbero le potenze, avete visto, non lo so, 10 alla trentesima, 10 alla cinquantesima, 10 alla sessantesima, cioè sarebbe impossibile numerare una cosa di questo genere per noi esseri umani. Ci vorrebbero le numerazioni esponenziali. E quindi noi dobbiamo immaginare il mondo come un, come dire, purtroppo, tra l'altro ci aiuta anche un pochettino la nostra fisiologia, sarebbe da fare un esempio un po' purtroppo scabrosetto, ecco. Perché immaginiamo sempre in quelle arche di 24 ore quante scorie vengono prodotte, chiamiamolo così, dagli organismi umani. D'accordo? Cerchiamo di capirci, no? Immaginiamo che si potesse ammassare in un unico posto tutta la montagna di scorie che producono. Bene, sarebbe una brutta montagna, bella grossa, ecco, ma sarebbe molto meno brutta, molto meno fetida, ecco, e fetente, puzzolente di quello che sono la massa dei peccati prodotti in ogni giornata. Questo è proprio certissimo, questo qui, d'accordo? Sicuro, senza nessun dubbio. Allora, a fronte di tutta quanta questa produzione, perché sta una produzione questa qui, cioè, che è produzione, proprio produzione reale che produce effetti devastanti, d'accordo? Dobbiamo immaginare come una fabbrica a ciclo continuo, con miliardi di dipendenti che non si fermano mai. Allora, a fronte di questo, chi ci mette un argine? Certo, ci sono milioni di messe celebrate in tutto il mondo, ecco perché. Ma insieme a milioni di messe celebrate ci vuole anche qualcuno che faccia prosecche, che perpetui, ecco, la passione di Cristo nel proprio corpo, come dice San Paolo, completo nella mia carne quello che manca, le sofferenze di Cristo, fuori del suo corpo, che è la Chiesa, per prendersene un po' su di questa roba. Voi capite? Gesù adesso gli fa fare questo tipo di esperienza. Poi voi immaginate cosa significa vivere questo nella divina volontà. Cioè, quindi quando questa offerta, questa immolazione, quelle sofferenze che una persona vive, acquistano davanti a Dio valore anche riparatorio, infinito, eterno, immenso. C'era qualcuno che a volte, travisando un pochino gli scritti, no? Dice, ma allora nel regno della divina volontà tutto quanto, offriamo tutte quante le riparazioni di Gesù, stiamo uniti a Lui H24, e quindi non serve che facciamo le penitenze noi, no, no, serve come? Anzi, serve a maggior ragione, perché se fai un digiuno nella divina volontà, la forza, come dire, ecco, riparatrice di quel digiuno, la forza distruttrice nei confronti del male, noi dobbiamo immaginare quando,
soffriamo anche minimamente per una cosa così piccola, un digiuno, una cosa molto molto piccola, insomma, una sofferenza molto piccola che diamo alla nostra carne, però è come se noi ci avessimo, come dire, un inceneritore. Ecco, facciamo l'esempio di un inceneritore del male. Non sono, cioè, queste cose che chiaramente sono espresse, essendo cose spirituali, dice San Paolo, dice, abbiamo espresso cose spirituali in termini spirituali, d'accordo? Quindi in termini spirituali nel senso che queste sono immagini, sono, però le immagini contengono una realtà profonda, reale. Quindi se noi avessimo gli occhiali della fede indossati sui nostri occhi sensibili, che chiaramente sono adatti a vedere non le cose spirituali, ma soltanto le cose fisico-corporee, perché tale era la loro conformazione, appunto, fisica. Ma se noi avessimo gli occhiali della fede, queste immagini che io sto adoperando in questa meditazione, le potremmo vedere reali, d'accordo? Vive, d'accordo? Vere. Ecco, allora Gesù non dà la grazia del matrimonio mistico a un'anima, come dire, altrimenti voi capite che sarebbe anche una profondissima ingiustizia. Ma il motivo per cui San Giovanni della Croce dice sempre non desiderare le grazie straordinarie dal cielo è questo, lo spiega, perché grazie che comportano godimenti e diletti immensi, quindi straordinari, chiamano e richiedono necessariamente croci di livello adeguato. Quindi è chiaro che la croce che viene chiesta, la sofferenza, la quantità di sofferenza che viene chiesta a un'anima privilegiata è enormemente superiore a quella che viene chiesta all'anima, mi si passi l'espressione, di un comune mortale. Quindi, un comune mortale, Gesù chiede di portare piccole croci e le deve portare. A un'anima privilegiata Gesù chiede di portare immense croci. Cioè, è molto significativo il modo con cui Luisa chiude questo paragrafo, no? Questa fu la prima volta che Gesù mi crocifisse, perché di queste crocifissioni ce ne sono tante che è impossibile numerarle tutte. Si legge negli scritti, no? Le altre volte che Gesù proprio, a volte lo fa materialmente, quindi la prende, la stende su una croce vera, prende i chiodi, lui, si legge negli scritti, lo vedremo probabilmente più avanti nelle meditazioni, e le crocifigge come le mani e i piedi, con i chiodi, certamente i chiodi che, come in tutte le esperienze mistiche, vedeva soltanto Luisa, ma erano chiodi veri, così come qui Luisa spiega, sì, io ho chiesto il nascondimento. E questo è molto importante, che ci fa comprendere anche l'umiltà di quest'anima, gli è stato concesso. Del resto anche il grande Padre Pio, noi sappiamo benissimo che visse da prima e più o meno in un periodo non molto distante da questo, la stigmatizzazione invisibile. La stigmatizzazione invisibile, guardate che dà lo stesso identico dolore di quella visibile, spiccicato, eh. D'accordo, è soltanto una cosa che non traspare negli occhi, ma queste sono le sentiva i chiodi veramente presenti dentro le mani e dentro i piedi, eh? Quindi non è una metafora, o una cosa nel senso, spirituale nel senso di vaga o evanescente. Dice, quando il confessore metteva le mani su quel punto, vedevo le stelle, vedevo, perché andare a stuzzicare, a sfrugugliare una ferita prodotta da una perforazione di un chiodo, con un diametro, insomma, come quelli che erano di Gesù, insomma, non indifferente. Ecco, allora, questo è una cosa che deve essere, ma questo è chiarissimo, per la vita cristiana in quanto tale, perché Gesù dice, chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce. Poi è prevista ancora di più per chi vuole santificarsi, chi vuole diventare santo. Santi non si diventa senza la croce, anche nella santità comune e ordinaria. È previsto anche nel regno della divina volontà. Ecco, solo che nel regno della divina volontà, come si capisce poi più avanti, quando Gesù spiega tante cose, le croci stesse, ecco, diventano una sorta di delizia, ecco, nel senso che, pur causando
le sofferenze necessarie e che Gesù vuole che si provino per distruggere i peccati a cui certe croci, alla cui distruzione certe croci sono finalizzate, però lo si vive in maniera completamente divina, cioè l'amore, la carità, l'unione appunto con la divina volontà, la conformazione assoluta con lo sposo lo rendono, come dire, gradevoli. Qui, per concludere sempre con San Tommaso, San Tommaso diceva che, insomma, Gesù nel mare infinito di tristezza, di sofferenza che aveva durante anche la sua passione sensibile, che non è altro che il termine di un processo che coinvolge il suo corpo anche cruentemente, sensibilmente, ma ripeto, è una cosa che era in atto da sempre, da quando Gesù si fece carne. Ecco, San Tommaso dice, e dovrebbe essere un po' meno sconvolgente, ecco, la spiegazione è un po' meno difficile da comprensione dopo quello che ci siamo detti, che Gesù durante la passione, durante, non ha cessato di essere beato. Ecco, questo chiaramente alcuni lo contestano, perché dice, ma come fa a essere beato in mezzo a quel mare di dolori, in mezzo a, addirittura i Vangeli dicono che ha sperimentato l'abbandono del Padre. È la beatitudine che deriva dalla perfetta conformazione alla divina volontà. Ecco, è un segreto questo qui di felicità, perché soltanto coloro che l'hanno vissuto lo possono comprendere. Cioè che quando si è fusi col divin volere e si vuole solo quello che Dio vuole, si fa solo quello che Dio vuole, anche quando la volontà di Dio porta a delle pene, delle sofferenze inaudite, si muore per il dolore, come dice Luisa, d'accordo? Si sente morire, nel senso che si muore ma non si muore, ma si è nella gioia, nella contentezza. Ecco perché sentiva e cagionava un tale contento che non so esprimere, dice Luisa parlando di questi dolori, e al tempo stesso mi sentivo morire per il dolore. Quindi gioia infinita e dolore infinito. Questa, figlioli miei cari, lo dico a me in primis, è altissima spiritualità. Una parolina soltanto sul valore dell'obbedienza, perché quando stava per morire dal dolore, come lei dice, perdita di sensi o cose di questo genere, perché noi non possiamo immaginare cosa sia una roba del genere, il confessore diceva: per obbedienza voglio che non soffri più, voglio che cessino questi dolori. Tanto è grande la forza dell'obbedienza. E dice che i dolori si mitigavano molto, fino a cessare quasi del tutto. Ci aiuti anche questo a comprendere la forza, ecco, e il prodigio che è la santa obbedienza. E mi piace concludere con le parole che Luisa stessa dice: o prodigio della santa obbedienza, tu sei stata tutto per me. Un'anima che vive nella divina volontà e un'anima che il Signore porta per vie non naturali non può, questo lo dico in maniera categorica, stare senza l'ubbidienza. L'ubbidienza, quindi l'ubbidienza data da Gesù per mezzo di un suo rappresentante, cioè di un uomo che abbia la potestà sacerdotale, che sia stato validamente ordinato sacerdote, che abbia l'esercizio della sacra potestà del ministero sacro. O Divina Maria, noi sappiamo che Dio non ha voluto che nessuna forma cruenta o umiliante, ecco, di sofferenza e di croce ti coinvolgesse in pubblico o ti esponesse al pubblico spettacolo. E questo Dio ovviamente lo voleva perché tu sei tutta sua
e assolutamente non ha permesso che in nessun modo, neanche minimo, tu fossi violata nella tua riservatezza, nella tua illibatezza, ecco. E questo. Ma noi sappiamo con assoluta certezza che non c'è nessuno che è stata amica della croce tanto quanto te. Dopo Gesù, nessuna creatura è stata tanto crocifissa, oltre che tanto beata, quanto te. Come San Luigi spiega, ecco, i regali più grandi che tu fai ai tuoi devoti sono appunto grandissime croci che tu stessa, ecco, aiuti loro a portare, che candisci con lo zucchero della tua presenza e della tua consolazione, ma che non risparmi. Ecco perché sono i segni distintivi, i gioielli dell'amore di Dio e sono anche gli unici strumenti che ci fanno veramente santi e ci rendono atti e capaci di compiere le opere di Gesù e di aiutare Gesù nella sua opera di redenzione dell'umanità e di distruzione del peccato. Ecco perché San Luigi, che era anima grande mariana, grandemente mariana, tra i suoi bestseller ha la lettera agli amici della croce, che va letta a mio avviso sempre insieme al trattato della vera devozione, anche perché anche in quel caso non bisogna illudersi, ecco, che la vita di devozione con te sia tutta rose senza spine, ma la rosa, che è il tuo fiore, ha le spine, e quindi le spine vissute certamente nel tuo braccio materno e nella tua carezza, ma sono riservate e grandemente anche ai tuoi ardenti devoti. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.